Dopo la manifestazione di sabato 20 aprile, caratterizzata sui temi della sanità e della sicurezza sul lavoro, abbiamo davanti altre due date particolarmente importanti per la nostra categoria e per la nostra organizzazione: il 25 aprile e il 1 maggio. Il 25 aprile è la festa della liberazione. La nostra presenza in piazza sarà caratterizzata da uno striscione dedicato Funzione Partigiana, che indica già da anni l'impegno della nostra organizzazione, della nostra categoria sui temi dell'antifascismo e sui temi di vicinanza alle organizzazioni partigiane. Invitiamo quindi lavoratrici e lavoratori, delegate, delegati e cittadinanza a partecipare con noi a questo importante corteo. Il 25 aprile è anche la giornata con la quale la nostra organizzazione ha lanciato i quattro referendum sul lavoro. I temi di questi referendum sono i licenziamenti, sono la liberalizzazione dei contratti a termine e sono la sicurezza sul lavoro. Naturalmente saremo presenti al corteo sindacale del 1 maggio che si svolgerà per le vie cittadine di Parma con tutti i nostri settori lavorativi rappresentati da tutti gli striscioni delle nostre aziende e di tutti i nostri settori, appunto. Vi invitiamo quindi a scendere in piazza, a scendere nelle piazze, a manifestare in un modo attivo, militante e partecipativo. Queste due giornate devono rimanere giornate importanti per tutte le lavoratrici e per tutti i lavoratori, per tutti i cittadini, per tutte le persone che hanno a cuore i valori dell'antifascismo, del lavoro e della democrazia.